Buonasera, io do il benvenuto a nome dell'amministrazione comunale di Carugo. Riporto i saluti del sindaco che arriverà tra una decina di minuti, un quarto d'ora, perché era impegnato come altri sindaci della provincia di Como in un'importante riunione, quindi tra una decina di minuti arriverà. Noi intanto incominciamo. Incominciamo con questa serata che è la seconda della rassegna 5 colpi alla 'ndrangheta, una rassegna che è partita anni fa dapprima con 3 comuni, poi ci siamo aggiunti come comune di Carugo l'anno scorso e quest'anno siamo diventati 5 con l'aggiunta anche di Magliano. Quindi il progetto si amplia e questo è un bel segnale che viene lanciato al territorio dalle amministrazioni comunali. Io non mi tedio oltre perché lascio la parola a Roberto Fumagalli che presenterà i relatori di questa serata e un po' i contenuti che verranno trattati durante la serata. Grazie. Bene, buonasera a tutti, grazie per la partecipazione. Siamo appunto al secondo incontro della rassegna. Prima di presentare gli ospiti, i relatori di questa sera, vi volevamo inquadrare un po' il senso della rassegna e alcune informazioni necessarie per comunque arricchire il senso delle serate che appunto realizziamo in collaborazione con i 5 comuni che sono appunto stati citati, la nostra associazione Circo Ambiente Lagarpi, ACI Xanadu e sotto il cappello del comune di Como che è capofila di un progetto più articolato all'interno del quale ci stanno più iniziative, tra l'altro poi ne vedremo alcune che stanno partendo nelle prossime settimane, dedicate magari più agli addetti ai lavori funzionari delle amministrazioni pubbliche e non solo, sempre sotto il tema della lotta alle mafie, del creare una cultura della legalità. E l'altro tema abbastanza centrale, quello delle vittime di mafia. Partendo da quella mostra, non so se tutti l'hanno vista entrando, è una mostra che è itinerante, nel senso che ci segue durante i 5 incontri, ma non solo durante le serate, anche nelle settimane stesse in cui si tiene l'incontro, nei rispettivi comuni o nelle sale biblioteche o nei palazzi municipali è possibile visitare la scuola. Tra l'altro in questi giorni abbiamo ricevuto parecchie richieste da parte di scolaresche anche di un comune della provincia di Avellino, devo dire la verità, che voleva la mostra che è inaugurata praticamente la scorsa settimana, quindi è fresca di stampa. Per noi ha un significato doppio perché oltre che ricordare le vittime di mafia, le 5 vittime di mafia di cui viene raccontata la storia attraverso questi libri a fumetti dell'editore Becco Giallo, serve in maniera più estesa al tema delle vittime di mafia anche meno conosciute che non sono passate sulla cronaca dei media, dei giornali, della stampa, nella memoria collettiva, ma che sono nascoste comunque negli episodi di usura, estorsione, intimidazione. E è anche questo il senso delle serate che stiamo realizzando, perché si vuole portare a conoscenza della popolazione che esistono comunque degli strumenti a tutela delle vittime di mafia, ripeto, non fino ad arrivare all'omicidio o all'attentato a Falcone o Borsellino, che sono le storie che appunto vedete nella mostra, ma sono magari episodi più subdoli legati alla usura, all'estorsione, all'intimidazione, che dicevo, e spesso il cittadino, quello più diciamo sfortunato che si trova invischiato in questo tipo di situazioni non sa a chi rivolgersi. Certo, ci sono le forze dell'ordine, è vero, le caserme sono sempre a disposizione per ricevere denunce di questo tipo, ma a volte non si vuole fare quel passo perché si ha paura di un'ulteriore intimidazione o comunque di situazioni spiacevoli che possono coinvolgere la persona o i familiari. Esistono invece, anche se ai più non sono conosciuti, degli sportelli istituiti, in questo caso presso le camere di commercio di tutta la Lombardia, si chiamano sportello di Emergo,
che anche garantendo l'anonimato sono in grado di ricevere questo tipo di denuncia o segnalazione da parte di chi è stato vittima appunto di questi episodi di usura, estorsione, vittime di corruzione o testimoni di giustizia. Esistono due tipi di sportelli appunto, uno presso le camere di commercio e uno che è questo sportello tramite un'email e un numero di telefono gestito da Libera che si chiama SOS Giustizia. Entrambi, poi nelle prossime settimane dovremo riuscire a distribuire anche dei pieghevoli, magari non è dedicato alle persone che vengono a questi incontri, ma può essere che sia necessario diffondere il più possibile che esistono questi strumenti, quindi conoscenti o, ripeto, anche tramite la stampa che ci sta seguendo parecchio rispetto alle iniziative che stiamo realizzando, è quindi importante fare cassa di risonanza rispetto all'esistenza di questi sportelli. Mentre parlavo avrete letto questo che è tratto dal sito di Libera o questa che è la brochure che appunto descrive il tipo di aiuto, assistenza che viene dato alle vittime con i relativi indirizzi, il telefono sempre disponibile e i recapiti in questo caso presso la Camera di Commercio di Como con altrettanto un telefono, uno sportello e un'email di riferimento. Quindi questo è un momento importante che deve essere veicolato attraverso queste iniziative che stiamo appunto portando avanti. Invece nel merito delle 5 serate rientrano sotto un cappello che è quello del impegno di ogni singola persona per sconfiggere le mafie purtroppo presenti anche nel nostro territorio. Non vi stiamo a raccontare di nuovo, l'abbiamo fatto nelle scorse rassegne, che anche in questo territorio comunque sono presenti, radicate ormai da decenni, 30-40 anni, delle locali importanti, locali nel senso delle sedi dell'Andrangheta soprattutto, che è la mafia più presente in Lombardia e che non sempre si rendono visibili, a volte anche il loro muoversi, l'abbiamo raccontato magari anche la scorsa settimana, non vuole essere così evidente. Certo, ci sono anche sparatorie, situazioni spiacevoli che passano sulle cronache dei giornali, qui vicino a Cantù sapete benissimo che cosa è successo, una piazza praticamente sotto il controllo notturno da parte dell'Andrangheta, qualche episodio, qualche sparatoria comunque c'è stata, ripeto, Cantù a pochissimi chilometri da qui, ma la mafia non vuole essa stessa rendersi così visibile, preferisce magari insediarsi attraverso il fenomeno della corruzione o del collegamento tra l'economia e la politica, lavorare sul riciclaggio del denaro attraverso gli appalti, subappalti o con altri tipi di attività, negozi, ristoranti, videolotteri, gioco d'azzardo, legale o illegale. Ne abbiamo parlato un po' più nel dettaglio la scorsa settimana, per non parlare del traffico di droga e quant'altro. Quindi c'è comunque un filone legale, un filone illegale che viene perseguito nell'interesse del riciclaggio di denaro da parte delle cosche dranghetiste presenti appunto in questo territorio. Mariano Comense ospita purtroppo una locale di Ndrangheta. Il tema di questa sera è un po' più di dettaglio rispetto a quello che abbiamo visto la scorsa settimana, che era la lotta alla corruzione, l'impegno diciamo del singolo cittadino nella lotta alla corruzione comunque legata alla presenza mafiosa. Qui si vuole fare un passaggio sulla attraverso delle esperienze che appunto vedremo questa sera, dei canali magari nuovi, i social, la rete web. È possibile tramite questi strumenti, tra virgolette giovani, ma che sono sicuramente alla portata di tutti, fare lotta antimafia? Ci siamo chiesti questa cosa e abbiamo voluto sondarlo attraverso delle esperienze. Lo faccio e vado a concludere presentando velocemente i nostri ospiti, che sono Martina Mazzeo, che se ti vuoi presentare ulteriormente,
relatrice di stampo antimafioso, abbiamo conosciuto la scorsa settimana Esther Castano, altrettanto cofondatrice di stampo antimafioso e membro dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata, CROSS, non ricordo se è questo l'acronimo, magari ci spieghi meglio che cos'è, così come Francesco Terragno che segue due siti che sono Wikimedia Mafia, non lo so, e Mafia Maps, che altrettanto magari ci spieghi in questa sera, ma io chiudo qua, passo la parola a Lucio Facchini che oltre che essere giornalista di Altra Economia, oltre che averci accompagnato in molti incontri delle precedenti rassegne, sia in questa zona che nella zona dell'Erbese, quindi ringrazio doppiamente Tuccio perché è un amico che ci dà una mano importante rispetto a questo tipo di attività che portiamo avanti sul territorio. Dicevo, oltre che giornalista di Altra Economia, ha anche un'esperienza diretta da portarci, magari durante la serata ce la puoi portare, che all'interno di qui l'Eco Libera, dove si è fatto questo tipo di attività che andiamo a raccontare stasera. Quindi do subito la parola a Duccio per introdurre e poi presentarci ulteriormente gli ospiti di questa sera. Grazie a tutti. Buonasera, sono io che ringrazio Roberto e voi per l'invito e per questo anche, come dire, questa attività culturale di sensibilizzazione in un territorio non semplice come quello di questa parte di Regione Lombardia. Come ha detto Roberto, io arrivo da qua vicino, o da un'altra provincia, dalla provincia di Lecco, che come la provincia di Como storicamente ha conosciuto una presenza andranghetista ormai come dire, che affonda le sue radici in anni lontanissimi. La nostra, diciamo così, il nostro clan di riferimento come lecchesi era ed è quello dei Trovato, del gruppo Trovato. Franco Trovato, che è stato un po' il vertice, il capo, l'organizzatore dell'associazione criminale, è stato arrestato nel 92, quindi stiamo parlando ormai di 25 anni fa. Si era trasferito dalle nostre parti alla fine degli anni 60. Ecco, ebbe modo di partecipare a Caponago, quindi in un altro pezzo di Lombardia, a una riunione, a un'assemblea fondativa dell'associazione criminale Flacco Trovato Stichini. Questo per dire come la Lombardia può organizzare iniziative come queste, non è per denunciare un fantasma o gridare a delle presenze non radicate, quanto ormai prendere atto. Non si sente niente. No, facciamo segno che non si sentiva, quanto prendere atto di un fenomeno che è assai radicato. Fatemi degli avvicini se non sentite. Prima di iniziare la serata ho rapidamente guardato un po' all'archivio cercando per parola chiave Carugo. Siamo a Carugo e uno dice parliamo anche di Carugo, ma non è questa la serata, però mi colpiva. A proposito di quel che diceva Roberto, di una presenza andranghetista che si manifesta anche attraverso dei gesti eclatanti e visibili, leggevo nella sentenza del processo infinito, e se avete partecipato alla serata con il magistrato Alessandra Dolci, ricorderete che è stata l'inchiesta che ha portato in carcere anche il costruttore Brianzolo e Ivano Perego, arresti nel 2010, stiamo parlando di 7 anni fa, nella sentenza infinito si cita il comune di Carugo perché presso il comune di Carugo ci fu un atto intimidatorio a danno di una copisteria. Io non sono di Carugo, non conosco Carugo, non so quante copisterie ci siano a Carugo, forse qualcuno di voi ricorderà il fatto. Lo cito perché fu scritto in sentenza elencando quale atto di a dimostrazione della presenza di organizzazioni malavitose anche da queste parti che ce l'avevano con il titolare di quella copisteria, e in quel caso gli Stagno portarono a compimento un atto intimidatorio. Questo per dire come è vicino a noi il fenomeno, nel caso di Carugo anche come è vicino proprio da un punto di vista ambientale. Detto che ho chiusa questa parentesi, l'iniziativa di questa sera è diciamo così, concentrata
oltre che sul merito, anche sul metodo, e quindi anche sui mezzi che si possono utilizzare per creare una sensibilità sociale antimafia, per raccontare fatti legati alla presenza mafiosa, non solo di natura giudiziaria, attraverso degli strumenti che rendano il più semplice possibile l'interazione tra la cosiddetta società civile e persone che abbiano approfondito, studiato, recuperato gli atti o fatto percorsi anche di tipo universitario, come è il caso dei nostri relatori di questa sera. Questi strumenti sono la rete, sono i social, ma non solo. Lo dico perché anche i social talvolta hanno anche un utilizzo perverso. Noi questa sera parleremo di un utilizzo virtuoso dei social e della rete, ma se guardate il caso siciliano proprio di questi giorni, di quel neoeletto deputato siciliano che durante la misura restrittiva utilizzava i social network per parlare con il proprio elettorato, per parlare con i propri sodali. Ecco, in questo panorama ci sono anche delle realtà che hanno portato avanti un utilizzo virtuoso della rete. Tra queste ci sono stampoantimafioso.it, di cui abbiamo presente la redattrice e cofondatrice Martina Mazzeo, che come ha detto Roberto è membro anche dell'osservatorio sulla criminalità organizzata dell'Università Statale, e Francesco Terragno, che è un blog, che oltre ad essere un blogger si occupa anche di portare avanti le piattaforme di Wikimafia, enciclopediche e Mafia Maps. Partirei per cavalleria e per ordine di scaletta da Martina Mazzeo. A entrambi faccio la stessa domanda, perché giustamente non tutti magari hanno presente chiaramente di che cosa si tratta di stampo antimafioso e delle altre realtà. Se avete voglia, in un primo giro rapido, di raccontarci la vostra esperienza, il vostro percorso e le piattaforme in cui operate. Grazie dell'invito. Mi sentite anche da là in fondo? Sì? Poco? Alzo la voce. Grazie di questo invito. Sì, certo, molto volentieri. Presento le realtà che questa sera mi trovo a rappresentare, che sono già state ampiamente nominate. Andrei in ordine cronologico per appartenenza personale, e quindi innanzitutto stampo antimafioso. Proviamo lo stesso a dirci. Stampo antimafioso è un sito internet che è stato fondato nel 2011, e quindi insomma ha 6 anni di storia. Nasce come associazione universitaria e nasce in ambiente universitario, quindi, perché a Milano ormai da 10 anni, manca un po' di tempo di dirlo, però ormai da quasi 10 anni a Scienze Politiche c'è il corso di sociologia della criminalità organizzata che è tenuto dal professor Nando Dalla Chiesa, e dalla seconda edizione di questo corso nacque l'idea di costruire un sito internet che parlasse di Mafia al Nord. Eravamo nel periodo di poco precedente agli arresti di Infinito, un periodo quindi non facile, perché Infinito ha come aperto un pentolone che poi, andando a vedere, ci diceva cose sicuramente nuove, ma ci costringeva anche a tornare al passato, ad arresti anche molto più numerosi dei primi anni 90 in Lombardia, che erano, come dire, un po' passati sotto traccia, cioè non avevano avuto la stessa risonanza di Infinito. E quindi un periodo in cui c'era un particolare bisogno di parlare di mafia, ma anche di antimafia, perché poi sono due facce della stessa medaglia. Quindi da questa idea nasce questo sito internet, che quindi si configura per noi ancora oggi come un luogo di partecipazione, ed è un modello semplice, è un modello replicabile, perché basta avere un po' di buona volontà, un po' di passione per questi temi, e smanettare anche per imparare a fare il sito internet, perché quando abbiamo iniziato in realtà nessuno sapeva fare, quindi siamo andati su
abbiamo usato WordPress, siamo andati su WordPress, abbiamo capito che cosa scaricarci e secondo me, lo dico con affetto per il mio gruppo di appartenenza, ci siamo anche evoluti perché abbiamo imparato a maneggiare meglio gli strumenti negli anni. Se io vado a rivedere le immagini, perché mi ero fatta delle schermate, delle foto del vecchio blog rispetto al sito di oggi, insomma è una cosa molto rudimentale. Però questo ci dà la misura del fatto che ognuno di noi, questo mi piacerebbe dirlo anche ai ragazzi che oggi sono molto più socializzati all'uso delle tecnologie, è un modello semplice da replicare, certo richiede molta formazione, quindi Stampa nasce in questo modo, ha cercato di seguire i principali fatti cittadini con l'obiettivo di guardare alla Lombardia, alla Britannia, di costruire ponti anche con altre realtà, però osservando soprattutto il contesto cittadino, sia dalla fase, sia sul livello dei fatti criminali che avvenivano e sia sul versante dell'azione antimafia, perché era un momento in cui anche sull'antimafia c'era un po' di buio. Noi che insomma arrivavamo al tema da studenti, ma tutti un po' nuovi rispetto alla partecipazione ai movimenti, non sapevamo bene che cosa avessimo intorno, quindi Stampo ci ha permesso anche di conoscere il nostro contesto sociale, associativo di riferimento, e infatti la conoscenza con cui Lecco Libera risale a quel periodo. Con Mickey Mouse condividiamo anche diciamo, l'ambiente e i luoghi fisicamente, no? Cross invece è un'esperienza successiva, sarà breve così riusciamo magari a interloquire successivamente. Cross è un'esperienza che sorge nel 2013, si tratta di un centro di ricerca interdipartimentale, cioè sorge tra due dipartimenti dell'Università Statale di Milano, in particolare le scienze politiche. Il direttore è nato dalla Chiesa, in questi 4 anni, se voi andate sul sito di Cross, che è www.cross.unimi.it, potete vedere tutta una serie di lavori che stiamo anche svolgendo attualmente di vario genere. Abbiamo fatto come primo lavoro abbiamo fatto una serie di rapporti per la presenza della Commissione parlamentare antimafia sullo stato della presenza delle organizzazioni mafiose al nord, ma abbiamo lavorato anche sul versante internazionale, abbiamo lavorato su beni confiscati in Lombardia, stiamo lavorando sulle scuole, sui progetti di educazione alla legalità, anche questa è una storia molto lunga, quindi salto velocemente. E naturalmente in entrambi i casi i social network sono uno strumento di fondamentale importanza. Ma passerei la parola a Francesco per una sua introduzione. Buonasera a tutti, anch'io vi ringrazio molto e anch'io volentieri vi spiego brevemente che cosa sono Wikimafia, che cosa è Mafnox e dove gettano le radici. Dunque, il percorso di riferimento è quello che vi ha illustrato Martina, nel senso che anche il gruppo che segue Wikimafia, che ora vi spiego subito che cos'è, proviene dall'esperienza del corso di sociologia della criminalità organizzata di Nando Dalla Chiesa all'Università Statale di Milano. Da quel corso poi sono nate tante cose, magari dopo ne parliamo. Una delle realtà associative nate da questo corso è Wikimafia. Mi sentite? Meglio? Oh, molto meglio. Una delle realtà associative nate da questo corso è Wikimafia. E cos'è Wikimafia? Dunque, l'ambizione è quella di raccogliere una serie di voci che abbiano un carattere enciclopedico, quindi che abbiano un lavoro di ricerca robusto dietro, e per questo scegliamo di farle scrivere a degli studenti o a dei ricercatori che abbiano fatto tutto o una buona parte di quel percorso che c'è oggi a scienze politiche su vari argomenti legati al fenomeno mafioso del movimento antimafia. Vari argomenti cosa intendo? Intendo sia una descrizione dei protagonisti, quindi delle persone del movimento antimafia e delle organizzazioni mafiose,
dei contesti di riferimento di quelle organizzazioni e degli eventi più significativi. La vocazione di Wikimafia ovviamente è quella di avere un numero di voci quanto più ampio possibile, dal momento che vengono poi messe a disposizione di tutti, cioè un accesso gratuito ovviamente e libero in rete. Le voci vengono, dopo che sono state scritte, vengono validate da un comitato scientifico che è presieduto dalla Chiesa e poi va via. Quindi quello che ovviamente il modello, diciamo, al quale ci siamo ispirati è quello di Wikipedia, che penso più o meno tutti conosciamo, cioè un'enciclopedia libera e accessibile sul web, con una differenza sostanziale però, che in buona sostanza vi ho già detto, cioè che su Wikipedia chi scrive le voci lo fa in virtù di sostanzialmente di un account e di una esperienza anche molto poco consolidata, mentre su Wikimafia il tentativo è quello di far scrivere le voci a persone che abbiano un percorso di formazione robusto su questi temi alle spalle, in modo che possano avere un livello qualitativo molto alto e possano raccontare a chi le va a consultare davvero le realtà che descrivono. Ma Wikimafia è nel suo sesto anno di attività, e quindi anche noi abbiamo una genesi vicino al 2010, questo è un po' l'anno che fa un po' da spartiacque, 2009-2010, siamo nati nel 2011, e poi qualche anno dopo, cioè nel 2014, abbiamo pensato un passo successivo che si ispirasse molto al livello di Wikimafia, ma che avesse una caratteristica peculiare in più, cioè quella della mappatura. E da qui l'idea di Mafia Maps. Mafia Maps è un progetto che attualmente è ancora a livello embrionale, benché quello che già siamo riusciti a fare ha un lavoro, diciamo, teorico alle spalle piuttosto robusto, nel senso che noi abbiamo deciso di partire per un problema di risorse umane, nel senso che siamo in sette nel gruppo di ricerca che ha mappato il primo pezzo di territorio che si è scelto fosse la Lombardia. Quindi abbiamo iniziato con una prima mappatura della Lombardia, dividendo quello che mappavamo per categorie. Abbiamo mappato le locali di 'Ndrangheta, le famiglie di Cosa Nostra e Clan di Camorra, e in queste categorie abbiamo deciso di individuare delle particolari sottocategorie che sono stati atti intimidatori, in particolare gli incendi, perché hanno una valenza indicativa molto alta rispetto alla presenza mafiosa. E i luoghi di incontro, gli arresti, gli omicidi, le stragi. E quindi abbiamo deciso di dividere in queste sottocategorie ciascuna organizzazione mafiosa. Naturalmente quello che è emerso con maggiore prepotenza è stata la presenza della 'Ndrangheta in Lombardia. Perché ci è venuta questa idea? Volevamo che lo scopo era duplice. Da un lato volevamo che lo strumento fosse quanto più possibile nelle mani di ragazzi molto molto giovani. Per molto molto giovani intendo dall'inizio del liceo in avanti. Perché Mafia Maps è pensata come map, è un'app, non è un sito internet. E quindi volevamo che chi possedesse uno smartphone e desiderasse scaricare quest'app avesse uno strumento di alta qualità con il quale potesse vedere. E qua arriviamo al secondo obiettivo, un impatto visivo. Volevamo che dare una dimensione plastica al problema, volevamo che emergesse con chiarezza, volevamo che quando si sarebbe aperta la mappa, non so, di Como, del Comasco, e si fossero visti vari marker che indicassero le categorie che vi ho detto prima, e per vari intendo molti, noi abbiamo processato per la Lombardia circa 50.000 pagine di atti giudiziari che sono state la fonte privilegiata, ovviamente, perché poi diventa difficile mappare soprattutto dei luoghi di incontro quando non sono citati negli atti giudiziari che sono stati giudicati per ragioni ovvie. E quindi, come vi dicevo,
ha ancora un carattere embrionale dal momento che abbiamo mappato per adesso solo la Lombardia, e anche sulla Lombardia vorremmo fare un lavoro ulteriore, vorremmo fare un approfondimento ulteriore, perché certo non siamo riusciti, perché la mole di lavoro, se quello che vi ho detto, comunque non siamo riusciti a soddisfare appieno le aspettative iniziali, e poi soprattutto vorremmo andare avanti anche nella mappatura del territorio uscendo dalla Lombardia. Ci sono dei casi che meritano tutta la nostra... Vi ringrazio. Vi ringrazio molto. Ero accecato da me. Ci sono dei casi che meritano tutta la nostra attenzione e che sono anche molto vicini a noi, a Reggio Emilia, a Brescello, eccetera. E quindi noi desideriamo andare avanti, ovviamente. Anche io mi fermerei già qui, in modo che possiamo andare avanti con le domande in luce, ma anche con le vostre. Abbiamo parlato, ci avete raccontato un po' degli inizi e del merito dell'attività. Vi chiederei, anche qui sempre a modo di botta e risposta, uno sguardo rispetto al presente, cioè questi soggetti, chi più a livello regionale, chi più maturato nel corso del tempo, quante persone impiegano, in che ambiti. In parte Martina ce lo diceva, cioè a proposito di cross, con la redazione di rapporti, però ecco, in che rete poi a loro volta si inseriscono soggetti di questa natura, e che tipo di rapporto hanno magari con, appunto, nel caso di Wikimafia, con il target che vi eravate posti, quindi con i più giovani, e invece nel caso di stampo antimafioso, che tipo di interlocutori ha una piattaforma come la vostra. E poi, curiosità personale, se nel corso del tempo vi è stata anche una sorta di gemmazione, cioè se poi alcuni hanno preso altre strade, hanno fondato altre realtà da qualche altra parte, cioè che tipo di ragnatela si è costruita anche al di là del contesto di Candismo. Ma io direi che Stampo, come ogni organizzazione, è proprio un campo aperto. Noi siamo sempre stati e siamo ancora un luogo di passaggio. Io in questi anni ho visto molte persone andare e venire, molte fermarsi per periodi più o meno lunghi, sempre portando una specificità, un'esperienza che poi portavano anche altrove. Parlando di cifre, siamo nati in 20, siamo stati anche per molto tempo in 6 o 7, siamo tornati ad essere 10, poi 15, poi ancora 20, cioè è un andirivieni che per ora ed è sempre stato, e chissà il futuro cosa ci riserverà, è una forma di volontariato. Un volontariato però impegnativo, perché richiede un certo spirito di sacrificio. Noi non pubblichiamo cose scopiazzate, e ci richiamo fisicamente nei luoghi, perché per noi vale il principio di Erodoto, cioè per l'occhio vale più dell'orecchio, non ci basta che ci vengano riferite delle cose, cerchiamo di andare nei posti per vedere quello che veramente succede. Il primato dell'esistente, no? Diceva Aurora Stagna, che peraltro credo sia una delle storie raccontate alla mostra, cioè bisogna vedere, bisogna parlare con le persone. Quindi una qualità alta richiede fatica, che è un valore, però è anche una fatica. E quindi, sai, dividendosi tra l'università e poi il lavoro può diventare complicato. Quindi numeri variabili. In una rete comunque ampia, perché noi sin dalla prima ora abbiamo cercato di lavorare con Libera, siamo nel coordinamento di Libera Milano, abbiamo un coordinamento con cui riusciamo a interagire, a costruire molto bene, e quindi la rete non è soltanto lo strumento su cui lavorare, ma la rete è anche il modo in cui intendere i rapporti, cioè fare rete, no,
che non sia retorico. Il fare rete diventa veramente uno strumento di lavoro, perché il fare rete è contaminarsi, il fare rete è scambiarsi suggerimenti, è essere l'occhio di qualcun altro in un certo territorio, quindi questo è un approccio che cerchiamo di rispettare e di fare nostro. Dal secondo anno, diciamo che noi siamo nati all'interno di un laboratorio di giornalismo, perché prima di costituirci come associazione, come sito internet, abbiamo partecipato a delle lezioni di giornalismo che all'epoca teneva il professor Dalla Chiesa. A partire dal 2012 questo laboratorio di giornalismo è diventato parte dell'offerta formativa di scienze politiche. Quindi ogni due anni noi facciamo un laboratorio di giornalismo che dà i crediti universitari agli studenti, che ha un tetto massimo perché l'unità didattica poi diventa più vivace se hai 20 persone con cui lavorare anziché un numero indefinito e imprevedibile. E da questo laboratorio sì che gemma entusiasmi. Io ricordo come una grande emozione, perché poi io sono una giovane militante e siccome sono tutor di questo laboratorio, gli iscritti hanno la mia età, sono un po' più giovani, o addirittura sono anche più grandi, però ricordo che un ragazzo qualche mese dopo il laboratorio mi disse che era stata un'occasione di grande ispirazione per lui e che aveva capito che il giornalismo era la sua passione. E che non solo il giornalismo era la sua passione, ma essendo in calabrese voleva tornare in Calabria per un giornalista. Tutti ci scappano dalla Calabria. E lui, insomma, in un contesto milanese aveva sentito l'esigenza di tornarsene a casa sua. Questa mi sembra una parabola interessante, anche per quanto mi riguarda emozionante. Quindi la rete, sì, la possibilità di gemmare, comunque di accendere delle fiamme che poi diventano quello che noi ci si augura, diventano professione vera e quindi si resta sempre in contatto con le persone che sono passate, perché poi stanco è casa, è parte della storia di ciascuno di noi, magari è un'esperienza giovanile, magari è la scelta di restarci sempre dentro, poi i temi si sviluppano e le prospettive di impegno cambiano, però riusciamo sempre a stare nei territori e a vedere le cose che ci succedono intorno. Ne abbiamo raccontate proprio tante, adesso siamo a novembre, quindi penso alle Agrofole, siamo nati con le Agrofole, perché nel 2009 lei è stata uccisa a Milano e il processo è iniziato, non vorrei dire la data sbagliata, ma credo sia 2012, marzo, abbiamo seguito tutto il primo grado del processo, abbiamo seguito l'appello, ci siamo intrecciati con i movimenti giovanili che poi sono diventati un presidio di Libera, siamo andati in Cassazione, abbiamo raccontato la mobilitazione e abbiamo raccontato standoci dentro, cioè quello che appunto diceva lo Stagno, che è una grande verità. Siamo una minoranza, però Burdio diceva che le minoranze organizzate riescono anche a scrivere piccole parti di storia, no? Un inciso, perché i presenti sono immagino sensibili al tema, ma non darei alcune cose per scontate, quindi se puoi raccontarci Lea Garofalo, non so come sono andate le cose. Lo faccio molto volentieri, perché novembre per noi è un mese importante. Lea Garofalo è una testimone di giustizia calabrese, originaria di un paese in provincia di Crotone che è Pepiglia Policastro. Lei proviene da una famiglia di 'ndrangheta e Garofalo e si accompagna nella vita con un uomo, Carlo Cosco, che non è invece un 'ndrangheta.
parte contigua con i clienti, si trasferiscono a Milano, nella zona, diciamo, Arco della Pace, Sempione, in particolare Viale Montello, e Carlo Bosco, insieme al fratello e altri sodali, portano avanti una serie di attività legali, tra cui quelli di stupefacenti, racket delle case, attività legali classiche. Lea Garofalo nel frattempo diventa madre di Denise Bosco, e diciamo che da un certo punto della sua vita decide di iniziare a collaborare con la giustizia, perché vuole dare un futuro diverso a sua figlia, sì, ma anche perché voleva una vita diversa lei, cioè come donna a un certo punto lei decide che quella vita non la rendeva felice. Diritto alla felicità, una cosa molto, molto semplice che per noi è un po' frivola, un po' banale, ma lei voleva essere una donna felice, quindi inizia un percorso complicato di collaborazione. Attenzione, lei era testimone, non aveva mai commesso reati in vita sua, questa cosa ovviamente non sta bene a Carlo Bosco, che nel novembre del 2009 la rapisce. La tortura, inizialmente sembrava che l'avesse sciolta nell'acido, invece brucia i suoi resti in una zona che è San Fruttuoso, dalle parti di Monza. Il 24 novembre ricorre il suo anniversario e quindi a Milano faremo una serata in suo ricordo. Abbiamo deciso quest'anno di ricordare anche un'altra vittima che si conosce molto meno, ma che è accomunata in un certo senso a Lea, che è Celestino Fava. Accomunata perché? Perché ci sono dei luoghi in comune, c'è la Calabria, anche Celestino Fava è calabrese, ma di Palizzi, che è una località nei pressi di Reggio Calabria, e perché anche Celestino è un ragazzo giovanissimo, peraltro abbiamo facendo i conti, ci siamo accorti che sono coetanei. Cioè Lea Garofalo e Celestino Fava nel 2017 compirebbero 43 anni. Accomunati da che cosa? Da quel diritto alla felicità. Celestino era un ragazzo di 20 anni, 22 quando è stato ucciso, che voleva venirsene a Milano, perché il suo sogno era di realizzarsi professionalmente a Milano. È stato ucciso, diciamo, brutalmente per errore, perché non era lui la vittima designata. E da quel momento insomma, i suoi sogni sono interrotti, la sua famiglia ha vissuto il lutto pesantemente per molti anni, finché l'associazione libera in Calabria non è riuscita a ridare dignità alla sua storia. Quindi noi quest'anno, siccome l'anniversario Celestino ricorre il 29 di novembre, abbiamo deciso di raccontare Lea, raccontare Celestino la stessa sera, per dire semplicemente che la 'Ndrangheta, oltre ad essere un'organizzazione criminale che ha proiezioni internazionali, che maneggia miliardi inquantificabili di soldi, è anche di fatto un potere che viola sistematicamente il diritto alla felicità delle persone che vivono in un'area di influenza da parte della 'Ndrangheta. Quindi noi ci saremo e racconteremo questo. Io arrivo subito alla domanda sulla rete, prima però vorrei dire anche una cosa su questo, sulla Garofalo. Io ho la fortuna, anche grazie a Wikimafia, di andare spesso nelle scuole medie superiori a parlare di questi temi. Da gennaio, tra l'altro, insieme a un collega saremo anche a Como, in molte scuole di Como e della provincia di Como. E spessissimo, soprattutto i ragazzi delle scuole medie, che hanno una spontaneità maggiore, forse più ingenua quasi, arrivano alla domanda: sì, beh, ma che cosa si può fare? E io spesso dico quello che ha appena detto Martina, cioè porto l'esempio del processo del femminicidio di Lea Garofalo.
un processo durante il quale Denise Cosco è chiamata ad una testimonianza difficile, è sola perché sua mamma è stata uccisa, il suo padre è la persona che ha ucciso sua madre. La stampa, nella fase forse più importante di quel processo, cioè quella iniziale, sostanzialmente non se ne cura di seguirlo, se ne cura stampa antimafioso e 20 ragazzi, 20 studentesse liceali che poi diventeranno comprese delle lingue. Una rete che decide che ad ogni udienza ci saranno 15-20 persone e ad ogni udienza ci sono 15-20 persone, che sicuramente rispetto al lavoro dei giudici poco conta, ma rispetto a quello che ha dovuto fare Denise Cosco, secondo me conta tanto. E conta tanto anche, è contato tanto, non solo per Denise, ma anche per gli imputati di quel processo, che trasecolavano quando vedevano delle persone che secondo loro non c'entravano nulla, questa era la logica. Cioè, quello che è successo appartiene a noi, appartiene alla nostra famiglia. Cosa c'entrate voi? Chi siete voi? Cosa ci fate qua voi? Lo chiedono anche a un agente di polizia penitenziaria a un certo punto, di andare a chiedere a quelle ragazze chi siano, di cosa ci fanno là. E quello ci va, secondo me, contravvenendo tra l'altro al buon senso sicuramente, ma secondo me anche al suo dovere. E quindi questo si può fare. Quello è la cosa che cito più spesso quando mi chiedono, quando mi fanno questa domanda dei ragazzi. Devo correggermi? Sì. Perché per correttezza storica, sì, sì, sì. Il primo grado è iniziato a settembre 2011 e la sentenza di primo grado è nel marzo 2012. Sì, non ho usato. No. Ok, tornando invece alla domanda di Duccio, sono nate tante cose a Milano, sono nate tante cose in Lombardia, sono nate tante cose in Italia, da qualche anno a questa parte, da molti anni a questa parte, e da qualche anno a Milano in maniera particolare, su livelli diversi. C'è stato un livello di attenzione crescente delle istituzioni. Nel 2010 Libera fa la marcia del 21 marzo a Milano, una manifestazione riuscitissima dal punto di vista della partecipazione dei cittadini, bellissima, che gremisce Piazza Duomo, ma le istituzioni non ci sono, non c'è nessuno delle istituzioni locali, non c'è l'arcivescovo, non c'è il sindaco, non c'è il prefetto, non c'è nessuno, il presidente della regione, non c'è nessuno. Oggi le istituzioni ci sono, partecipano, hanno interesse, cercano di attivare dei momenti di formazione al proprio interno, cercano di veicolare dei messaggi come quello che stiamo vivendo anche stasera. Questo è un esempio, questa è un'amministrazione locale che sta mettendo un impegno forte su questi temi, perché questa è la dimostrazione. Quindi c'è questo livello dal punto di vista delle istituzioni. C'è un livello di attenzione crescente che, diciamo, si evolve, ricerca nel caso dell'università. L'università italiana, nel paese che ha generato le organizzazioni mafiose delle quali stiamo parlando, non ha ritenuto fino a 10 anni fa di dover studiare questo fenomeno. E, da nessuna parte sostanzialmente, cioè noi abbiamo studiato giustamente, continuiamo a studiare con grande profondità le malattie che ci colpiscono come singoli, ma per lungo tempo non abbiamo ritenuto di dover studiare le malattie che ci colpiscono come società, e lì è cambiato tanto perché dal corso che vi abbiamo già citato due volte, da quel corso di sociologia della criminalità organizzata sono nate tantissime cose. Solo per citare l'Università di Milano, ci sono altre università che hanno terminato anche, e sono nati altri due corsi universitari, uno di sociologia e metodi di educazione alla legalità e uno di organizzazioni criminali globali, è nato un corso di perfezionamento post laurea, è nata una summer school, è stato attivato
progetto pionieristico che è l'Università Itinerante, che andare a fare, che andare a studiare i fenomeni nei luoghi dove i fenomeni sono radicati, sono nati, sicuramente qualcosa, ma un dottorato di ricerca, cross ovviamente, un centro di ricerca, e, insomma sono nate tante cose, quindi anche l'università ha cambiato molto. E poi le associazioni c'è da dire a loro onore, che c'erano già prima in realtà, però sono cresciute tanto, hanno una consapevolezza maggiore per quel che riguarda la necessità di formazione, sicuramente. Quindi è una rete che cresce, che è forte e che ha prodotto dei risultati importanti, che non c'è solo uno per adesso, ma ci siamo. Ecco, approfitto dell'esperienza di Francesco per ponere questa domanda, cioè rispetto all'attività di Wikimafia e di Mafia Maps, uno dei punti, soprattutto rispetto al discorso che facevi prima, nel fornire un impatto attraverso un'applicazione di SIVO del luogo in cui uno si trova, dà diciamo così, gli elementi più emblematici che spiccano allo sguardo anche, che emergono nel processo dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Da questo punto di vista dovrebbe lavorare da qualche anno, dal 2011, un'agenzia nazionale a questo dedicata. Al momento ci troviamo in una situazione un po', come dire, particolare, dove l'agenzia nazionale ha un proprio portale, poi ne ha un altro più aperto, di pubblicazione e condivisione dei dati. Contemporaneamente c'è un'altra piattaforma che si chiama Confiscati Beni, che ha seguito un suo percorso, poi c'è il vostro percorso. Ecco, in che tipo di, dal tuo punto di vista, se ci puoi tratteggiare un quadro, oggi come vengono censiti, monitorati e illustrati a qualunque cittadino i beni confiscati e sequestrati prima alla criminalità organizzata? Ma anche su questo cerchiamo di palleggiarci a mattina, perché sicuramente ci sono tante cose da dire, ma su questo è un argomento ampio, nel senso che quello dei beni confiscati è una delle cose che sta facendo fatica ad ingranare, ma anche sta ingranando anche quella. In che senso sta facendo fatica? Allora, innanzitutto c'è da fare la prima grande macro distinzione, che è quella fra aziende, fra beni immobili e proprietà. E le problematiche maggiori sono sicuramente legate, per quel che riguarda l'agenzia dei beni confiscati e poi i comuni, c'è un grosso problema di tempi, cioè il tempo che passa tra il sequestro, la confisca, il passaggio del bene dall'agenzia all'amministrazione comunale e l'assegnazione dell'amministrazione comunale, che diciamo risponde alla legge del 97 delibera sul riutilizzo sociale, è un tempo spesso lungo, nel quale ovviamente i beni si degradano, perché si degradano di loro e non solo di loro, i beni vengono anche danneggiati in maniera anche radicale dagli ex proprietari, diciamo. E quindi questo è il primo dato. Quando succede a un certo punto che finalmente si riesce ad assegnare un bene, bisogna sempre valutare, cioè chi ne risulta assegnatario deve sempre valutare che tipo di intervento c'è da fare su quel bene, perché spesso ci si trova di fronte a delle spese colossali. Quindi questo è il primo dato. E poi c'è invece per quel che riguarda le aziende, il dato principale è che le persone imputano al persone nuove, tutti imputano agli organi deputati, alla confisca e all'amministrazione giudiziaria il fatto che le aziende falliscano. E spesso però non abbiamo, diciamo,
non leggiamo la cosa con la giusta profondità, nel senso che spesso non ci accorgiamo subito che quelle aziende, molte di quelle aziende, stavano sul mercato solo in virtù del fatto che operavano con un metodo mafioso, e quindi è chiaro che non sono più in grado di stare sul mercato nel momento in cui devono rientrare in un recinto di illegalità. E questo è già un primo problema. Quando invece le aziende vengono assegnate agli amministratori giudiziari che si sforzano di farle rimanere sul mercato, di non licenziare i lavoratori, di dare un valore al circuito economico dentro al quale si possono inserire quelle aziende, ci sono anche lì degli esempi positivi, molto positivi. Mi viene in mente quello del Giannicolo a Roma, per esempio, magari dopo Martina ne fa un cenno. No, perché vanno in Italia la fatta quella, no, ma non lo faccio io. Dottor Giannicolo è un esempio positivo, nel senso che è un albergo nella zona Giannicolo a Roma che è appartenuto a una famiglia di 'ndrangheta, confiscato nel 2011 mi sembra, e l'amministratore dell'amministrazione giudiziaria, abbiamo sentito la storia raccontata dalla persona che ha in responsabilità questa azienda durante una delle nostre esperienze di università itinerante ad Ostia. Don Giannicolo oggi è pienamente sul mercato, anzi rappresenta un'eccellenza quasi nel settore turistico a Roma. Quindi gli esempi positivi ci sono. Vorrei solo aggiungere che questo è un dato che forse tutti conosciamo, però è sempre bene ricordarlo: la Lombardia ha una quantità di beni confiscati notevolissima, siamo la quinta regione oggi, siamo stati per lungo tempo la quarta, siamo la quinta regione per numero di beni confiscati. Questo ovviamente è dato da è anche questo un indice di presenza mafiosa storicizzata, lunga, consolidata, ed è una sfida, ovviamente, è una sfida che ci interpella tutti. Ci sono degli strumenti in campo che sono importanti. Di recente sono state chiamate a raccolta un numero importante di progetti, circa 112 mi sembra ne siano pervenuti, dal Comitato Antimafia di Regione Lombardia, il Comitato Tecnico di Regione Lombardia, ha indetto questo festival sulle idee, cioè chiediamo ai cittadini come potremmo riutilizzare questi beni, cosa ne farebbero loro, che cosa si può mettere dentro per rispondere sempre alla finalità dell'utilizzo sociale. Sono trattati tantissimi progetti, molti dei quali hanno avuto una considerazione notevole, perché erano lungimiranti, erano robusti, rispondevano alle esigenze del territorio nel quale si trovava quel bene. Quindi è una sfida che siamo sicuramente chiamati ad affrontare con maggior cognizione di causa tutti, e che sicuramente aumenterà di quantomeno per dimensione quantitativa nei prossimi anni. Cioè, l'Agenzia dei beni confiscati ci dice che i loro studi sulla quantità dei beni confiscati che l'autorità giudiziaria porterà, scusate per la ripetizione, la confisca nei prossimi anni, aumenterà di percentuale con più cifre. Ma non è proprio il mio campo, è un campo difficilissimo quello dei beni confiscati, perciò dirò poco per non dire male. Le premesse che ha fatto Francesco sono chiaramente condivise. Gli studiosi che si occupano direttamente di beni confiscati pongono sempre il problema dell'agenzia in quanto organizzazione che funziona male, non c'è un problema di organico, no? Poche persone che devono smaltire procedimenti complessi, perché poi un bene confiscato non è soltanto la casa confiscata, ci sono le particelle catastali, magari sono tantissime, quindi
però gli viene confiscato, magari si aprono 2, 3, 4, 5 procedimenti che dovrebbero proseguire in parallelo, ma se il personale preposto non c'è, diventa complicato. Ora c'è questa nuova piattaforma, no, che è Open Regio, che dovrebbe facilitare la consultazione dei dati, dovrebbe essere una piattaforma più dettagliata. I comuni, peraltro non è neanche chiaro se i comuni abbiano o non abbiano l'obbligo di darsi un regolamento sulla gestione e l'assegnazione dei beni confiscati, chiaramente li devono assegnare tramite bando, ma non è chiaro come effettivamente i comuni si devono regolare in questo, se non che devono però pubblicare l'elenco dei beni confiscati presenti sul territorio. Alcuni comuni lo fanno con scrupolo, altri magari indicano l'elenco dei beni ma non che sono stati poi anche assegnati, ma non indicano magari il tipo di assegnazione, quindi di fatto magari noi non sappiamo in quel bene che cosa effettivamente si fa, chi l'ha preso in gestione, e questo in un lavoro di ricognizione sul territorio e di analisi del contesto, chiaramente è un fattore problematico. Noi come Cross abbiamo fatto policy paper per la regione Lombardia sui beni confiscati in Lombardia, non me ne sono occupata direttamente io, ma questo ve lo so dire con certezza: molti dei gestori di beni confiscati via definitiva e assegnati a realtà prevalentemente del terzo settore, quindi quasi nessuna con una vocazione economica rilevante, pochi avevano consapevolezza di dove si trovassero, cioè che fosse un bene confiscato, sì, va bene, ma che cosa poi volesse dire effettivamente in termini anche di senso civico e di missione civile stare in un bene confiscato, che storia avesse quel bene, con la consapevolezza è molto bassa, quindi luoghi che potrebbero diventare luoghi di memoria e luoghi anche di presidi, no? Presidi di legalità sui territori, si vedono un po' svuotati di questa possibilità, perché i gestori vivono l'assegnazione in modo un po' burocratico. Ho compilato le carte, me le hanno dato, ci faccio la mia cosa e mi dimentico la storia. C'è un processo di rimozione che avviene anche sugli edifici e che ci impoverisce. Poi c'è appunto il fatto anche che sono pochi beni confiscati che invece vengono riconvertiti con finalità economiche. Questo potrebbe essere una possibilità di rilancio economico per i nostri territori che non viene sfruttata appieno. Noi abbiamo pochi casi virtuosi, penso a uno che è stata la ex pizzeria Wall Street di Lecco, che insomma Biggio conosce molto bene, che ora è la pizzeria Fiore. Oppure penso nel territorio milanese alla Tela, a Escaldina, che invece vive in pieno questa sua identità di essere bene confiscato, e quindi fa attività di formazione con i ragazzi, animazione culturale in senso ampio, poi fa cibo di qualità, insomma, in un contesto che è ancora pesantemente inquinato, perché tutti i locali intorno, cioè dall'altro lato della Saronnese, ci sono ancora tutti i locali di proprietà dell'ex proprietario del Renove, no? Si chiamava quello che ora è. Quindi c'è anche un lavoro da fare con i gestori, no? Con i beni confiscati. Però la ricerca sui beni confiscati è un campo complicatissimo, mi crea profonde resistenze perché non è il mio, quindi non glielo amo. Se posso solo aggiungere una cosa sui problemi di organico dell'agenzia, che non sono solo quantitativi, sono anche qualitativi, nel senso che l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati non può prendere delle persone sulla base di criteri di competenza specifica su questo tema, cioè vanno a lavorare l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati dei funzionari del Ministero degli Interni che magari fino al giorno prima hanno fatto tutt'altro. E sì, vanno lì perché lì c'è da coprire un buco, e quindi c'è anche questo ordine di problemi.
Sì, anche se è grandissima conquista grazie al codice antimafia che è stato pubblicato in Gazzetta inizio novembre, potrà guidare l'agenzia anche un non prefetto, perché questa è una piccola conquista con tutto rispetto per, sì, per i prefetti, eccetera, eccetera, però ecco, una piccola conquista anche da quel versante lì, proprio a proposito della permeabilità di queste strutture da parte di chi magari si occupa direttamente della materia. Detto questo, sono le 22.16, i nostri carissimi interlocutori hanno da rientrare a Milano, ovviamente non sto concludendo perché sennò Roberto viene in un colpo, però aprirei al dibattito, perché insomma un po' di cose ce le siamo raccontate, magari abbiamo ancora qualche domanda, però la cosa più interessante di questa serata è il confronto con chi investe il proprio prezioso tempo per venire a sentire. Prego. C'è un microfono senza di? No, mi dicono che no. Vabbè, andiamo. Venga lì che c'è anche le riprese. Microfono. Vicino vicino. Penso che questi interventi sono fondamentali. Mio padre anni fa era un sindaco della zona e fu intimidito dalla mafia allora, e lui li mandò fuori per comune. Poi lui ha paura per noi, eravamo ragazzi, e in quel frattempo ci fu di un sequestro di Cristina Mazzotti, che era la nipote di un suo carissimo amico, poi rapita, uccisa. Magari nessuno di voi lo sa, oppure alcuni lo sanno, e è stata una cosa abbastanza pesante. Allora, io le volevo chiedere una cosa: voi state facendo un lavoro molto bello. Io ho lavorato in campo accademico, in industria, però in campo di ricerca clinica antitumorale. Voi dovreste forse, non so se è contattare l'Università della Svizzera Italiana, perché ha la facoltà di Political Sciences e di Comunicazione, che è molto attiva, i miei figli hanno studiato lì. E probabilmente quello che voi state facendo potrebbe essere di interesse a queste nuove facoltà, che accolgono non solo i ragazzi svizzeri e italiani, ma tutto il mondo. E eventualmente, non so se Wiki, Mafia, in italiano e in inglese pure. In italiano principalmente. Dovrebbe forse essere anche in inglese. Perché questa cosa non è così lontana. Il Canton Ticino è vicinissimo alla Lombardia. Il Canton Ticino è un passaggio economico sensibile per la mafia, e fanno anche, sono molto sensibili a questo tipo di problematica di anticorruzione. L'università è un punto in cui anche presentare quello che voi state facendo è molto importante. Grazie. Questo è un suggerimento, perché volentieri. Inoltre io sono in Basilea, però seguo un programma, se non faccio pubblicità di niente, non è il mio interesse, però forse potrebbe essere una cosa da valutare. Un programma della Radio Svizzera Italiana si chiama Falò, e fanno in prima serata a giovedì, e sono fatti molto bene perché alcune volte parlano anche di problemi italiani. Allora, per esempio, ho parlato del problema di questa ragazzina che è uscita vicino a Bergamo, mi hanno fatto ritrovare il presunto omicida, come è stata fatta l'indagine scientifica, e hanno parlato anche di corruzione e di queste cose. Potrebbe essere interessante, perché apre altri utenti a questo tipo di problema. Grazie, pensiamo senz'altro. Se c'è qualche altra domanda, osservazione, curiosità, feroce contestazione. Preparatevi comunque le domande. Abbiamo parlato dei beni confiscati,
Ricordo che settimana prossima avremo un approfondimento su questo tema con la presenza di Davide Gentili, che è presidente della Commissione Antimafia del Comune di Milano. Ci porterà l'esperienza, secondo noi virtuosa, poi magari ci si fatto un commento, di Milano rispetto al bando di assegnazione dei numerosi, ovviamente Comune di Milano è quello che ha più beni in Lombardia, che già sono tanti. Dato due passaggi che sono stati detti, una sul prefetto, l'anno scorso esattamente qui in una serata approfondimento tema l'uso dei beni confiscati c'è stato un po' un confronto col prefetto di Como sul tema delle lungaggini burocratiche rispetto all'assegnazione, quindi il fatto che vengono, come dici tu, eventualmente bypassati il prefetto, non so come prenderà il nostro Bruno Corda questo tipo di decisione legislativa. Tu accennavi a quel concorso di idee che è stato lanciato dalla consulta insieme antimafia di Regione Lombardia presieduta dal professor Dalla Chiesa, che ricorre e ricorrerà sempre di più nelle nostre rassegne. Il nostro obiettivo è avere sempre la presenza del professor Dalla Chiesa che ci fa una lettura di questi temi. Un nostro progetto è quello che è stato premiato all'interno di questa commissione in quanto ritenuto virtuoso. Si tratta del progetto che poi abbiamo presentato anche qui per l'utilizzo in agricoltura sociale di un terreno agricolo a Caslino d'Erba che è stato confiscato alla criminalità. In quel caso non era mafia, era altro tipo di criminalità, e quindi abbiamo questo ci siamo fregiati un po' di questa premiazione fatta in Regione Lombardia con la presenza appunto della Chiesa del nostro progetto, che tra l'altro vi dico va avanti. La nostra era solo un'idea buttata lì senza business plan, senza mettere giù nel dettaglio. Qualcuno ha preso al balzo questa iniziativa, cooperative agricole, cooperative sociali che fanno agricoltura e non solo con ragazzi disabili o disagiati, hanno presentato un progetto in queste ultime settimane col Comune di Caslino d'Erba, anche noi siamo partnership nel progetto, che tra l'altro chiede anche un nostro aiuto, nel senso che tramite il sito, poi se riusciamo lo presentiamo la prossima settimana, di Confagricoltura Nazionale è possibile cliccare quello come uno dei progetti migliori a livello nazionale che, se premiato, verrà finanziato poi attraverso un bando, quindi operativamente su quel terreno si potrà iniziare a fare agricoltura sociale su un bene appunto confiscato qui vicino a Caslino d'Erba. Ma non solo, l'anno scorso qui avevamo poi inaugurato il progetto che riguarda come Carugo, perché anche Carugo ha un suo bene confiscato, è una villetta. Magari chiedo al sindaco che ci raggiunge dopo la faticaccia di Como Acqua, giusto? Se ci vuole raccontare lo stato dell'arte. Eravamo l'anno scorso a livello embrionale, cioè l'inizio del progetto, qualcosa è andato avanti, abbiamo letto una sua intervista sul giornale di Cantù, tanto devo dire che il giornale di Cantù, il giornale di Erba ci stanno seguendo parecchio, dedicandoci paginate intere, così come la provincia, il giornale La Provincia, che è partner, media partner dell'operazione. Quindi, visto che c'era questa intervista, un aggiornamento sul vostro progetto di riutilizzo della villetta confiscata. Grazie. Sì, grazie, buonasera. Vi scuso anzitutto per il ritardo, però appunto avevo, come accennato, una riunione con altri sindaci a Como. Il nostro progetto sulla casa che è stata sequestrata all'Andrangheta sul territorio di Carugo si rilascia un po' a quanto si diceva prima, cioè sulla difficoltà molte volte del soggetto che si aggiudica l'immobile fare i lavori di ristrutturazione e di ripristino, perché come giustamente accennava prima i proprietari, prima di liberare l'immobile, hanno pensato bene di distruggere completamente tutto l'appartamento. È una villetta che si trova sul territorio di Carugo in località Sant'Isidoro, quindi un po' al confine con il comune di Arosio e di Berigo. I proprietari, prima appunto di lasciare l'immobile, hanno letteralmente distrutto, hanno spaccato le soglie di marmo, delle scale, tutti gli impiantistiche, eccetera. Per cui la casa è stata confiscata nel 2007,
ed è stata aggiudicata al Comune di Carugo nel 2011. Come diceva prima Roberto, l'anno scorso abbiamo presentato il nostro progetto, che la prima parte del nostro progetto che riguardava l'aspetto di ristrutturazione dell'immobile. Alla prefettura avevamo inviato una segnalazione, che tra l'altro è obbligatoria, di destinazione dell'immobile, che abbiamo appunto destinato a alloggio temporaneo per donne con figli, con minori, che si trovano in condizioni sociali disagiate, insomma. Quindi il progetto è andato avanti sulla parte di ristrutturazione. Nel concreto, anche il Comune di Carugo ha qualche difficoltà, che però è dettata sicuramente dai vincoli di bilancio, perché prima esisteva il patto di stabilità, adesso non si chiama più patto di stabilità, si chiama pareggio di bilancio, però nella sostanza poco cambia. Lo sforzo che stiamo facendo è proprio quello di cercare tra le pieghe del bilancio le risorse finanziarie necessarie per completare questo intervento di ristrutturazione, che quantificato insomma circa 100.000 euro, che per il bilancio di un comune piccolo come quello del Comune di Carugo è comunque una somma importante. Ci siamo mossi nel frattempo cercando di affiancare a questo progetto, diciamo, di ristrutturazione dei muri anche un progetto sociale a cui stanno collaborando gli uffici Antonella in qualità di assessore e tra l'altro anche una cittadina carughese che esclusivamente a titolo di volontariato, lei lavora già in un altro comune grosso della nostra provincia, ci sta dando una mano per approntare anche quello del progetto sociale, perché abbiamo pensato all'opportunità di mettere assieme il progetto di ristrutturazione dei muri e il progetto sociale per andare poi alla ricerca di qualche bando o di Regione Lombardia o di Fondazione Cariplo che ci possa dare quella spinta necessaria per poter insomma completare questo progetto, anche perché ritengo sia importante, al di là dell'esistenza o meno di regolamenti che impongano gli interventi degli enti aggiudicatari sulle ristrutturazioni, sia una risposta importante, fondamentale del territorio, riuscire a ripristinare e far funzionare questi immobili proprio per dare una risposta forte a 'Ndrangheta e far capire che in realtà l'immobile che è stato sottratto loro viene rimesso nella disponibilità della comunità. E quindi effettivamente esiste questa difficoltà anche da parte dei comuni, pur con tutta la volontà di voler riuscire quanto prima a rendere operativo tutto il progetto. Questo un po', quindi tornando poi alla domanda, a fianco di a questo progetto di ristrutturazione stiamo affrontando questo progetto sociale per poi andare alla ricerca di questi bandi e quanto prima riuscire ad essere operativi. Ha avuto un riscontro positivo che
diciamo, direttamente proporzionale all'impegno che ci si mette, nel senso che se noi riusciamo ad avere una certa costanza di presenza sul territorio, quindi con delle occasioni di formazione e divulgazione diciamo, piuttosto frequenti e qualitativamente buone, e si riesce anche a far passare il messaggio che è il nostro, cioè che una forma di impegno che possa portare qualcosa alla società è possibile ed è fattibile, le persone poi partecipano. Noi adesso siamo oltre la trentina per quanto riguarda le persone che proprio cooperativamente partecipano e organizzano le cose che facciamo. Mi sembra di darvi le parti sulle spalle un po' a rispondere a questa domanda, però perché sì, anche io direi che è un riscontro positivo, perché la partecipazione c'è sempre stata, altrimenti ci saremmo arresi tempo fa, non era sostenibile. Chiaramente ha dei cicli, no? Alti e bassi, dipende da particolari momenti, però devo dire che chi collabora lo fa sempre con piacere. Il laboratorio che dicevo prima è un bacino. Abbiamo anche ottenuto un certo riconoscimento, nel senso che abbiamo una riconoscibilità, siamo riusciti ad acquisire una certa credibilità, e riconoscimento poi in senso concreto, perché per esempio l'amministrazione comunale ci premiò con una benemerenza civica, che ancora mi faccio fatica un po' a crederci, però effettivamente ci premiò ufficialmente. Siamo stati citati in spettacoli, poi per esempio sono andata di recente in una scuola di Torre Annunziata per un lavoro di ricerca, entro e la scuola è dedicata a Giancarlo Siani e mi volto, sulla destra c'era una grande bacheca e tra i vari documenti che gli studenti avevano trovato sul web e avevano stampato per omaggiare la memoria di Giancarlo Siani c'era un lavoro nostro, una grafica che avevamo preparato con la storia di Giancarlo, e quindi questo devo dire mi ha lusingato. Cioè, credo che il riscontro sia positivo, perché poi effettivamente quello che produciamo piace, non saprei dire altro. Approfitto di questo momento perché mi piaceva ricordare un lavoro a cui abbiamo collaborato, che partiva da una collaborazione tra il Piccolo Teatro e l'Università di Milano. Era uno spettacolo di teatro proprio su Cristina Mazzotti e i figli rapiti, cioè uno spettacolo sul tema dei sequestri di persone in Lombardia. Lo spettacolo si chiama 5 cm d'aria, è andato in scena a Berna il mese scorso circa, se non ricordo male. Aveva avuto anche una distribuzione scolastica, nel senso che molte scolaresche l'avevano visto, ed è uno spettacolo che può essere messo in scena senza troppe difficoltà, perché non so se qualcuno dei presenti stasera l'ha visto, ma la scenografia è essenziale, quindi basta veramente poco e vi assicuro che è uno spettacolo di una potenza, che poi per realizzarlo abbiamo dovuto anche fare delle interviste a testimoni privilegiati, persone informate precisamente sui fatti, perché i sequestri di persona sono un altro di quei temi per cui tracciare dati e mettere insieme e poi metterli insieme risulta complicato. È una parentesi veramente nera della nostra storia lombarda, e che però poi, quando mi ricordo mia madre, quando l'ha visto, ha detto: ma mi sono venute in mente un sacco di cose, cioè ci siamo un po' dimenticati che abbiamo avuto, e invece questo territorio è stato particolarmente colpito, forse sarebbe bello riportarlo in scena in uno dei comuni della zona. Io ve lo lancio proprio come appello, non ci guadagniamo niente, questo sia chiaro, cioè io non ho questa situazione, cioè, però sarebbe proprio bello riportare in scena 5 centimetri. Posso rispondere io?
Sì. Prego, dottor Vecchio. Sì, come alcuni dei presenti sanno, e in particolare gli amministratori, no, di tutta la provincia, cui io ormai quasi quotidianamente sto scrivendo dal comune di Como, dove seguo la segreteria organizzativa, di cui compreso anche questo percorso qua di Centro Andrangheta, e come sanno i presidi e i docenti della provincia di Como, appunto questo spettacolo è quello insieme ai laboratori didattici del dottor Terragno, insieme al dottor Maestri, è una delle proposte didattiche che come comune di Como capofila abbiamo proposto a tutte le istituzioni scolastiche della provincia, e tanto è vero che la professoressa Mazzotti, che ha prodotto, cioè che ha appunto, che porta il nome, cioè la ragazza appunto la vita è uccisa in discarica qua a Ovidio, no? Tra l'altro anche di questo progetto fosse anche sensibilizzata da questa tragedia, appunto i comuni di Erba, Ovidio, Monterano, Proserpio mi sembra, faranno un altro ciclo di serate. Appunto abbiamo contattato la Fondazione Mazzotti per l'appunto che io ho scoperto e poi appunto contattato, che aveva fatto questa prima rappresentazione l'anno scorso qua a Erba. So se pesa la persona, cioè se pesa le persone, e a volte Erba, è stato fatto a noi Boiolo, qui a Erba, e abbiamo chiesto che sia di fatto, siamo appunto, stiamo cercando la forma anche giuridica, perché come gli amministratori sanno, purtroppo, visto che questo progetto è un progetto cofinanziato dalla Regione Lombardia, che la fondazione è una onlus che non può ricevere anche formalmente, cioè non può mettere fattura, quindi c'è tutto un problema organizzativo, giuridico, contabile, che stiamo cercando di risolvere, no? E se poi appunto ci sarà il riscontro, la regione, poi i comuni del territorio, verrà tutto presentato. Comunque siamo in contatto con loro, speriamo che sia possibile. Chi l'ha visto mi ha appunto fermato la bellezza dello spettacolo, tra l'altro è un monologo di questa attrice del piccolo teatro, appunto, che è il punto di persona, la ragazza, fino a voce e voce nel sistema. E quindi sicuramente no, è uno dei tentativi. Tra l'altro, come immagino Roberto vi avrà detto, se ci sono delle slide che sono apposita, se poi ecco appunto. Tra l'altro abbiamo parlato settimana scorsa di una novità monitorante, cioè quindi attenzione fisica, no? E presenza su queste tematiche. E oggi abbiamo parlato di, diciamo, monitoraggio virtuale e rete, no? Anche di comunicazione. No? Ecco, settimana scorsa io ingenuamente ho lanciato la sfida, no? Affinché ci fosse la visione di massa, no, di questa fantomatica e sedicente comunità monitorante del nostro territorio, ai tre seminari, no, che abbiamo organizzato, gratuiti e accreditati da diversi ordini professionali, geometri, periti, architetti, patrocinato anche dall'Associazione Archivistica Lombarda, e il corso di orientamento appunto anche presso gli assistenti sociali, gli psicologi, gli avvocati e i notari. Quelli sono i tre seminari, si cominciano lunedì mattina, sono tutti e tre al Politecnico di Como, e niente, i docenti sono tutti professori universitari, e quindi speriamo che appunto il nostro impegno continui anche con la presenza, no? Grazie. Morale di quello che ci ha detto il dottor Vecchio: nonostante l'orario d'ufficio con cui vengono realizzati questi tre seminari, aderite mandando un'email di adesione qui, perché comunque sono tre momenti di formazione importanti su questi temi,
ripeto, soprattutto legati agli amministratori pubblici, funzionari pubblici, insegnanti, ma anche cittadinanza monitorante, quindi se c'è un interesse specifico a queste tematiche è giusto anche con la disponibilità di tempo, perché sono, come vedete, dalle 9 alle 13 come orario, in tre giorni seriali, che sono lunedì 20 e lunedì 27 di novembre e venerdì 15 di dicembre. Possiamo raccogliere altre domande? Se ci sono altre domande? Allora, le faccio io l'ultima che avevo, ho spiegato una curiosità, se e come dal vostro punto di vista gli strumenti vengono anche utilizzati al contrario, cioè se vi è capitato a seconda degli strumenti, ai social network, a pagine online e così via, di incrociare, incontrare invece un strumento uguale al contrario, di, magari di delegittimazione del lavoro portato avanti dalle vostre piattaforme. Cerco di tranquillizzare il sindaco di Carugo, che diceva, ricordava prima le tappe della villetta confiscata. Le dico solo che personalmente arrivo da una provincia, che quella di Lecco, dove prima si citava il celebrato caso della pizzeria Wall Street, dove ci sono voluti 22 anni per arrivare a Lecco. Quindi vuol dire a Carugo che è ancora 10 anni abbonati per poter arrivare a Lecco. Ovviamente è una tristissima considerazione. Prego. Discredito nostro, non ricordo, probabilmente sì, non lo so. Ma qualcuno dico, però era così. Uso invece dei social network, soprattutto da parte delle nuove generazioni delle famiglie mafiose, sì, perché sono ragazzi che nella maggior parte dei casi vanno a scuola, perché insomma, a scuola dell'obbligo, non parentesi, per una ricerca che sto facendo parlo spesso con insegnanti del sud e mi dicono che molto spesso i mafiosi sono molto seriosi nei confronti degli insegnanti, cioè non incitano i propri figli alla insubordinazione, ma insegnano piuttosto un certo rispetto dell'autorità, che sembra paradossale, perché tutto ciò che ha a che fare con il bullismo spesso pesca in sacchi di disagio sociale e profondo. Quindi ragazzi che vanno a scuola, che sono al pari dei propri coetanei, socializzati sin da subito all'utilizzo di questi strumenti, quindi lo usano, li usano. Usano in modo molto spudorato, a volte anche ingenuo, perché dichiarano tutto di loro stessi, fanno capire da dove vengono, lo rivendicano, sono spudorati nei commenti, soprattutto dalle parti laziali, i romani, certi gruppi. Abbiamo parlato di recente, anzi si sta ancora parlando del clan Spada a Ostia. Molti esponenti sono assai presenti nei social network ed esprimono giudizi di ogni genere sulla politica, li usano poi come canali di ostentazione dei propri sé, megalomani, le ricchezze, le cose, quindi in questo senso assolutamente, ma pure i giovani granditisti sono assolutamente espliciti. Interpretazione non è azzardo, perché secondo me è un campo da osservare attualmente, perché è una grande novità rispetto al passato. E poi è piena di sfaccettature, quindi tagliare, andare giù con la tagliola, che non è il caso, però è una novità da osservare. Sì, anche io sono molto incuriosito da questo aspetto ed spero che... Sicuro che sarà una delle cose su cui potremo soffermarci nei prossimi mesi, nei prossimi anni, perché ci sono dei segnali che sono importanti, ma
Martina ha citato l'esempio che volevo portarvi io, il clan Spada a Ostia nelle recenti elezioni per il rinnovo del Consiglio Municipale usa Facebook per dare le proprie indicazioni, per muovere i propri voti. E è un bel cambiamento perché stiamo parlando di organizzazioni di clan che hanno sempre cercato di influenzare il voto e che ora inseriscono anche questo strumento in quella logica che è fondante. E quindi insomma è una, sicuramente un argomento da studiare. Anche per i diretti interessati vorrei dire, perché una cosa interessante della vicenda di Spada è che dopo aver tirato la testata al giornalista, Spada pubblica sul suo profilo il video dicendo, condivide il video e dice: beh, cosa dovevo fare? Sono stato provocato. Poi probabilmente qualcuno gli ha parlato e ha detto: senti, rimuovi quel contenuto perché in prospettiva non potrebbe tornarti tanto utile. Quindi siamo un mondo nuovo per tutti, da una parte e dall'altra. Detto questo, sono 10:15. Aspetto indicazioni dalla nostra regia. Sono domande e sono benvenute. Se ci sono domande volentieri, sono vostra, i relatori sono a vostra disposizione. C'è sempre alla fine la domanda, ma non c'è. E io ringrazio. No, solo ricordare la serata di mercoledì prossimo, lo faccio io, se tu vuoi, voi volete chiudere. Faccio l'annunciatore. Allora, vi ricordo i prossimi appuntamenti. Tra una settimana, Mariano Comensi alla Sala Civica alle 21, le reti istituzionali antimafia e l'utilizzo dei beni confiscati, con Davide Gentili, che è presidente della Commissione Antimafia del Comune di Milano. Ah, una domanda magari era sulla Commissione. Ma abbiamo sorvolato. Giorgio Garofalo della rete Alleanza Sicura, moderato da Cristian Galimberto, giornalista della provincia di Como. Quindi Mariano comincia tra una settimana. Tra due settimane ad Arosio, l'assistenza alle vittime della criminalità organizzata e il racket della prostituzione presso la sala polifunzionale del comune di Casati 1, con Benedetto Madonia, che è direttore del progetto San Francesco di Cermenati, e Tiziana Bianchini della cooperativa di Sesto Lotta contro l'emarginazione. Modera e risalto colore della stessa cooperativa. Appuntamento molto importante in Verico il 6 dicembre con il magistrato Nicola Piacente, che oggi è procuratore capo di Como, quindi della doppia valenza, al piccolo teatro di Verico. La lotta alle mafie e le vittime della criminalità organizzata in provincia di Como, Modena, giornalista della provincia di Como, Paolo Moretti. Questi sono i 5 appuntamenti della rassegna 5 colpi alla 'Ndrangheta e vi ringrazio gli organizzatori e il comune di Carugo per l'ospitalità, vi ringrazio per la pazienza. Piccola informazione, mai puntuale rispetto a una serata come questa, che serve agli organizzatori per capire quali canali comunicativi funzionano e quali no. Come siete venuti a conoscenza di questa serata? Attraverso i giornali locali. Per alzata di mano, procediamo. Attraverso volantini distribuiti di questa natura? Ancora minoranza, attraverso canali web come newsletter, Facebook, evento su Facebook. Altre si trovano a passare però. D'accordo. E non si è... passa parola, ancora una minoranza silenziosa, passa una volta canale. Passati. D'accordo. Grazie a tutti e buonanotte.